Come ben sapete, la tratta dell'Aurelia che va da Pisa a Livorno e viceversa è chiusa per lavori. Noi del Movimento 5 Stelle in commissione avevamo proposto che la stessa corrispondente tratta autostradale fosse esente dal pedaggio. Quelli del PD l'hanno fatta propria, enfatizzando la loro missione, sono partiti e sono andati a una riunione al Ministero e con la loro delegazione rappresentata dall'assessore Ceccarelli, dal consigliere Mazzeo, dal consigliere Gazzetti, hanno addirittura al ritorno, enunciato la grande vittoria. Ma cos'è questa vittoria? In poche parole, hanno praticamente ottenuto uno sconto sull'utilizzo di quella tratta che ti è riconosciuto con praticamente un altro sconto su un futuro utilizzo della stessa autostrada. Questa è di nuovo la solita politica dei piccoli bonus che evidentemente i nostri colleghi del PD hanno imparato dal loro mentitore seriale che è il loro capo e segretario Matteo Renzi. Una volta tanto celebriamo una vittoria del Movimento 5 Stelle. Siamo riusciti a far approvare una mozione che mette in stato di allerta rispetto all'olio di palma, un contaminante che può essere causa, soprattutto quando arriva a essere utilizzato nei nostri prodotti alimentari, essere causa appunto di ipernutrizione, può essere causa di contaminanti che porta dietro a sé, che sono stati anche classificati fra i cancerogeni, e allo stesso tempo è un soggetto, l'olio di palma, che mette a rischio la forestazione del pianeta. Quindi sostenibilità ambientale, ecologia, salute e tutto quello che fa bene ai cittadini. Finalmente la Toscana è riuscita ad accogliere una mozione che va nella direzione giusta. È stata appena modificata la legge che riguardava tutta la disciplina per la coltivazione, la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali. Per questa legge noi abbiamo presentato una proposta di risoluzione. Per quale motivo? Perché sono previsti degli investimenti da parte della Regione per ampliare alcune piscine termali. L'ampliamento di queste piscine ha un senso naturalmente se la falda acquifera sottostante può riempire queste piscine, altrimenti ci troveremo di fronte a uno spreco di denaro pubblico e a delle piscine parzialmente riempite. Cosa abbiamo chiesto quindi? Che venisse fatto un monitoraggio preventivo e successivo per verificare che effettivamente ci fosse acqua sufficiente per riempirle. Il PD ha definito la nostra proposta di risoluzione come una proposta di buon senso, anche perché prevedeva che fosse controllata la presenza dei misuratori fondamentali per capire appunto la quantità dell'acqua all'interno di queste piscine, e del resto è prevista anche dall'articolo 29 della legge stessa. Bene, tutta questa proposta, che appunto loro hanno definito come estremamente di buon senso e ragionevole, è stata bocciata. Due aggiornamenti importantissimi sul tema energia. Il primo è che finalmente il Ministero ha pubblicato le linee guida per l'utilizzo della risorsa geotermica, questo anche grazie a una pressione che abbiamo fatto a livello regionale, perché vogliamo che l'intero settore sia regolamentato per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. La seconda notizia è che abbiamo presentato un atto per chiedere un impegno alla Regione Toscana di dare il buon esempio sul tema della riqualificazione energetica degli edifici. Pensate che la direttiva europea sull'efficienza energetica prevede che tutti i nuovi edifici realizzati entro il 31 dicembre del 2020 siano ad energia, consumo energia quasi zero, e tutti gli edifici di proprietà occupati da istituzioni pubbliche siano ad efficienza energetica altissima, consumo energetico quasi zero entro il 31 dicembre del 2018. Questa settimana in Consiglio regionale è stata approvata una mozione all'unanimità presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle e è legata alle criticità dei carceri toscani, in maniera particolare ai suicidi avvenuti negli ultimi tempi e soprattutto nel carcere di Sollicciano, dove, pensate bene, un detenuto che era a un mese dalla scarcerazione si è suicidato. Questo non deve avvenire. Noi in questa mozione abbiamo chiesto più tutele e più supporto psicologico a tutti i soggetti all'interno del carcere, dai detenuti ma anche al personale sanitario, personale non sanitario e anche alle guardie penitenziarie. Questo per noi è fondamentale. Abbiamo ribadito anche l'importanza di ascoltare quello che il garante dei detenuti da anni suggerisce per migliorare questa situazione. Non dimentichiamoci, il livello democratico di un paese si misura dallo stato delle carceri.